Oggi un open day qui al Sismar dell'Aquila, visite senologiche, visite di dermatologia oncologica. Qual è stata la risposta da parte dei cittadini aquilani e qual era lo scopo di questa giornata? Direi che la risposta è stata eccezionale, le richieste sono state tantissime, tanto da non riuscire probabilmente con una sola giornata a soddisfarle tutte, ed è il motivo per il quale nel prossimo futuro Sismer organizzerà altre giornate dedicate. Le richieste di prestazione senologica sono state più di 150 e ne sono state soddisfatte al momento 50, mentre le dermatologiche sono state 450 e quelle eseguite in giornata 50, per cui è chiaro che dovremo essere ancora presenti per la popolazione aquilana. Il Sismar si occupa però anche di altre visite e quali sono tutte le attività che svolge questo centro? Allora, innanzitutto quello che mi preme dire è che il Sismer svolge in realtà un'attività sociale, cerca, e questo è l'intento, di coprire le esigenze dell'intera popolazione e soprattutto in quei settori della medicina in cui le strutture territoriali in qualche modo sono carenti, non per volontà ma per organizzazione in senso lato. Parliamo di strutture pubbliche e private. No, 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 per noi non esiste una sanità pubblica o privata, quello che è interesse, interessante è garantire a tutta la popolazione aquilana una sanità a 360 gradi. Ed è quello che ci prefiggiamo come obiettivo futuro, di garantire e di aprirci al territorio in qualche modo. Dottoressa, quali sono le visite che è possibile fare qui al centro Sismar dell'Aquila? Beh, direi di partire con quello che è il fiore all'occhiello della struttura, quindi la ginecologia e l'ostetricia, la procreazione medicalmente assistita e la diagnosi prenatale, la parte di diagnostica ecografica e poi la chirurgia vascolare, l'urologia e l'andrologia. Oggi al Sismar si stanno svolgendo le visite anche appunto in dermatologia oncologica. Quante visite avete già eseguito questa mattina intorno a mezzogiorno e se avete trovato qualche caso particolare? Allora, abbiamo già eseguito una ventina di visite, per il momento fortunatamente nessun caso particolare, quindi stiamo eseguendo delle visite di prevenzione per melanoma e tumori della pelle, che ricordiamo essere, quindi oltre al melanoma, gli epiteliomi basocellulari, gli epiteliomi squamocellulari. Si sono presentati già quindi, una ventina di pazienti e in 5 pazienti oltre 50 anni sono state diagnosticate anche delle lesioni precancerose che prendono il nome di cheratosi attiniche. Quindi sono delle lesioni che si manifestano come delle macule eritematose lievemente disquamanti, che in genere se ne presenta sempre più di una, quindi parliamo di campo di cancerizzazione, e vanno trattate perché altrimenti nell'arco di mesi barra anni, quindi non sappiamo in realtà la tempistica, evolveranno in epiteliomi squamocellulari, che sono dei tumori della pelle non melanoma che hanno potenziale, diciamo, di metastatizzare ai linfonodi e poi successivamente agli organi interni. Quindi il nostro target è principalmente la prevenzione, quindi dei tumori cutanei in questa giornata. Nella dermatologia, quanto è importante la prevenzione? Quanto, può aiutare poi in una futura cura? Allora, la prevenzione è sicuramente tutto, quindi è importante parlare con il paziente, quindi far capire l'importanza dell'autoesame, quindi mettersi periodicamente davanti ad uno specchio e cercare di imparare a conoscersi, identificando sia quindi le lesioni preesistenti, ma soprattutto identificando eventualmente nuove lesioni. Nell'ambito della prevenzione, quindi, è importante il controllo periodico, che potrà essere in genere annuale, in alcuni pazienti anche semestrale, e l'importanza della fotoprotezione. In questa giornata, quindi, stiamo effettuando, oltre le visite, stiamo facendo una giornata di informazione proprio per far capire l'importanza della fotoprotezione, soprattutto a partire dall'età pediatrica, perché sono proprio le scottature in età pediatrica che poi condizioneranno l'eventuale formazione di lesioni, quali ad esempio le lenti solari in età adulta, che sono sicuramente un sito su cui può più frequentemente insorgere un tumore della pelle. Una grande esperienza nel campo della senologia. Oggi ci sono queste visite gratuite, tantissima gente ha risposto alla chiamata del Sismar. Quanto è importante la prevenzione nella lotta
ai tumori al seno, alla mammella, insomma. Credo che sia la cosa fondamentale, nel senso che oggi per i mezzi che ci sono a disposizione delle donne da qualunque età, soprattutto dall'età giovanile in poi, che sono all'avanguardia come metodiche strumentali oltre che cliniche, oggi fare attività di prevenzione come ricerca di eventuali patologie che possano portare o al tumore o essere indicative per l'inizio di un tumore diventa fondamentale. Per fortuna oggi c'è le giovani generazioni che sono molto più sensibili rispetto a qualche anno fa. Se preso in tempo un qualsiasi tipo di tumore, sicuramente ecco, la cura sarà diversa. Come si affronta la cura, il percorso, appena una persona insomma scopre di avere qualcosa che non va? Beh, dipende, se è una patologia benigna è bene solo fare dei controlli e sarà il medico che guarda per la prima volta quel tipo di patologia a indicare qual è il percorso successivo. Per quanto riguarda la patologia neoplastica, chiaramente quanto prima si scopre un tumore, tanto maggiore la possibilità oggi anche di guarigione. Piccoli tumori che hanno delle indicazioni dal punto di vista istochimico, quindi dell'istologia che viene poi fatta sul pezzo operatorio, che ci danno la misura della importanza del tipo di tumore, oggi tumori in fase iniziale possono guarire nell'80-90% dei casi. È chiaro che sarà il chirurgo a fare l'intervento, l'istologo, il patologo a dare la indicazione di che tipo di trattamento di tumore ci si trova, ma c'è oggi l'assoluta necessità di lavorare in sintonia con l'oncologo, con il radioterapista e quant'altro. Quindi bisogna che si costituisca un'unità che lavori insieme proprio per fare tutti quelli che sono i passaggi necessari nella indicazione, nella scoperta e nelle terapie conseguenziali all'inizio o ad un tumore al seno. Dalle visite che ha effettuato oggi, c'è stato qualche caso particolare? No, abbiamo visto finalmente delle persone che pur controllandosi stanno mediamente bene, quindi non hanno patologia, se non qualche persona, qualche signora che ha una pregressa vecchia patologia di tipo benigno della mammella che è rimasta stabile nel corso degli anni. Diciamo che è una buona mattinata. Oggi è la giornata porte aperte al SISMER, come ha trovato il centro? Allora, devo dire che il centro è molto accogliente, gente molto professionale nel campo, molto preciso. Secondo me comunque queste giornate fatte così di prevenzione per quanto riguarda i cittadini aquilani sarebbe comunque fantastico metterlo comunque più spesso anche per la gente aquilana, insomma.